Prima Gianluigi ha citato il presidente dell'Unione dei Comuni, Danilo, che evidentemente non ce l'ha fatta ad avvicinarsi, e devo dire quello che l'Unione dei Comuni, che soprattutto lui, sta cercando di fare. Hanno già deliberato per un bel sostegno alle associazioni di zona di protezione civile. Noi ci siamo già, le 3-4 associazioni di zona costituiti un po' cercando di darci una mano a vicenda, di essere un po' più forti lavorando insieme, e l'Unione dei Comuni ci sta dando un bel sostegno e sta portando avanti insieme a Plus diverse altre iniziative che sono addirittura come protezione civile. Stanno arrivando anche 3 mezzi importanti all'Unione, che poi verranno dati a noi, alle associazioni, come il comodato d'uso. L'idea è quella di organizzare un po' una centrale operativa zonale, in modo da essere più efficienti possibile, insomma. Quindi di questo ringraziamo Danilo, che non è da molto presidente dell'Unione, però in questo senso, nei confronti del volontariato, sta lavorando molto bene. Inoltre ci sono altri 2 progetti, che uno è insieme al Plus, siccome stanno arrivando, non so, dalla provincia, o comunque sono stati assegnati 2 pulmini con 7 posti, e sta pensando, siamo già avanti come progettazione con le associazioni sempre di protezione civile, di dare un servizio insieme ai servizi sociali, su segnalazione dei servizi sociali, di accompagnamento di persone che hanno necessità di una visita, o comunque di persone che hanno necessità, che non hanno disponibilità economica o che hanno problemi, che tutti sappiamo, e purtroppo sono sempre più numerosi. E quindi dovrebbe nascere questo servizio BusNav, insomma, di accompagnamento alle persone. Poi c'è un'altra idea, che è quella del nonno vigile, lo stesso insieme al Plus, anche, e dovrebbe essere una sorta di sorveglianza, di sostegno nelle scuole, anche di accompagnamento, attraversamento strade, eccetera, ma anche per tutti i problemi che sappiamo che ci possono essere nelle scuole, di un po' di protezione per i ragazzi. Questo lo volevo dire per Danilo, perché non è potuto venire, perché sta facendo una cosa in poco tempo, sta portando avanti sacche di iniziative importanti. Grazie. Grazie.